Circolo culturale anticonformista, Andreani. Radio Pensiero Libero. La web radio libera, contro il pensiero unico e la disinformazione. Buon martedì 15 settembre 2015 da Radio Trieste Libera con la trasmissione La Voce di Trieste, che è il giornale radio quotidiano di commento dei fatti di attualità e di costume tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta della storia della nostra città dal 1382 a oggi, quindi sono un bel po' d'anni e anche un interessante segnale sulla disinvoltura, libertà e puntualità della stampa a Trieste. Direttore della Voce di Trieste e anche di Radio Trieste Libera e Trieste Libera News, questa persona oberata di questi e molti altri incarichi sono io che vi sto parlando, Paolo G. Parovel. La nostra scelta di argomenti non è quella generalista, ma quella del dirvi le cose che appunto gli altri colleghi, le altre testate non sanno, non possono, non vogliono, non hanno il coraggio di raccontarvi. Gli argomenti di questo genere non mancano perché le prepotenze, le incompetenze, le corruzioni del sistema politico istituzionale italiano al quale siamo ancora per poco sottoposti anche qui da noi nel territorio libero di Trieste sono fonti inesauribili di queste cose. Vediamo un attimo gli avvisi, la cui ripetizione è necessaria per i nuovi ascoltatori, anche se tedia un po' le migliaia di nostri ascoltatori abituali. Dunque, se trovate disturbi sulla linea di ascolto, vi consigliamo di utilizzare, abbiamo due canali di trasmissione, il canale radiotriestelibera.fttone, scritto ONE, no? Dove trovate anche l'archivio trasmissioni e le prime possibilità di dialogo con domande e risposte. Mi scuso, anzi, se sono in ritardo con le risposte perché sono sovraccarico di cose da fare giorno e notte. Continuano intanto le campagne rilevanti del Movimento Trieste Libera, la campagna di obiezione fiscale, la campagna di sottoscrizione della Carta dei diritti dei cittadini e dei residenti delle imprese del territorio libero di Trieste, la campagna per il risarcimento del servizio militare, che ci è stato imposto a noi triestini come se fosse obbligatorio, sotto minaccia addirittura di carcere militare, mentre non era obbligatorio, ci è stato imposto con un trucco, e adesso anche la campagna per ottenere l'intestazione dei documenti come per legge al territorio libero di Trieste, per legge diritto internazionale e diritto anche italiano, ebbene, dal commissario del governo al quale abbiamo già presentato, concluse quelle di stamane, già quasi 200 richieste che stanno anzi aumentando. Su tutte queste campagne le informazioni si trovano in sede alla segreteria negli orari d'ufficio, Piazza della Borsa 7 Trieste, ai banchetti di informazione sparsi in giro per la città del Movimento e sul sito del Movimento Trieste Libera, che non ci stanchiamo di invitarvi a visitare per poter leggere e studiare, anche sottolineo lo studiare perché per conoscere, per far valere i propri diritti bisogna conoscerli, va bene, e vedrete che non è molto difficile, per studiare i documenti elaborati dal Movimento Trieste Libera per le azioni verso le autorità italiane, verso le autorità internazionali, azioni che stanno raggiungendo efficacia sempre maggiore. E passiamo alle notizie e commenti di quest'oggi, 15 settembre 2015. Questa volta non ci occuperemo dello schifo della corruzione politico-istituzionale italiana in Italia nel territorio libero di Trieste, perché oggi è l'anniversario della Costituzione del territorio libero di Trieste del supporto franco internazionale, ed è anche un anniversario di svolta storica per la prima volta. Vedete, svolta storica non per le balordaggini di alcuni pseudo indipendentisti che si agitano, ma per l'azione del concreta che è giuridica e politico-diplomatica, la vera battaglia per il territorio libero di Trieste, svolta dal Movimento Trieste Libera, purtroppo soltanto da esso.
noi saremmo felici che ci fossero 100 sigle, 100 organizzazioni che fanno quello che facciamo noi, perché moltiplicherebbe l'effetto, ovviamente. Ma purtroppo l'azione seria e vera la facciamo soltanto noi, e spesso quella di altri è soltanto di disturbo sfruttato anche dai poteri italiani a Trieste e su Trieste. Oggi, per festeggiare questa data, il Movimento Trieste Libera ha, dopo gli alzabandiera del giorno 13 sulle vette del territorio libero di Trieste, le vette di confine da Muggia fino a Duino, oggi il Movimento Trieste Libera ha piazzato sui confini delle bandiere fisse, cioè stabili. È probabile che i nazionalisti italiani andranno poi a toglierle, ma intanto ci sono, e l'averle apposte è un segnale, un atto e un gesto importante. E anche se andranno a toglierle 100 volte, noi 100 volte le rimetteremo, e verrà il giorno tra breve che non potranno più toglierle, perché a metterle saranno delle autorità di Stato del territorio libero di Trieste. La prima azione giuridica e diplomatica e politico-diplomatica di questa svolta è l'avviso pubblico ora in rete, dove potete leggerlo, ma adesso ve lo spiegheremo, che abbiamo messo ora in rete e che è stato notificato ieri al commissario del governo italiano a Trieste, e tramite lui, tramite il commissario del governo, al presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri del governo italiano, quale amministratore fiduciario speciale del territorio libero di Trieste e del suo porto franco internazionale. L'avviso pubblico è pubblico proprio perché viene pubblicato, è stato formulato e pubblico come erano gli avvisi del governo militare alleato e del commissario del governo italiano per il territorio di Trieste, è stato formulato e notificato in lingua italiana ed in lingua inglese, appunto, a queste autorità amministratrici italiane dal Movimento Trieste Libera, Gibanie Svobodny Trst, Bewegung Freies Trieste, Free Trieste Movement, che è un'organizzazione politica con carattere di soggetto internazionale che rappresenta i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini di diritto e dei residenti dell'attuale territorio libero di Trieste, e tutela anche tutti gli interessi degli stati, della comunità internazionale, dell'Unione Europea, a quello che è il pieno, corretto e indisturbato funzionamento e utilizzo del porto franco internazionale di Trieste. Noi svolgiamo queste azioni in forza del mandato dei nostri iscritti e di oltre 20.000 firme che abbiamo già raccolto a questo scopo, 15.000 delle quali sono state già inviate al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che è il garante internazionale diretto del territorio libero di Trieste, per chiedere il ripristino della corretta amministrazione fiduciaria speciale, e quindi anche il richiamo all'ordine del governo italiano o la sua sostituzione in questo ruolo di amministratore fiduciario speciale. Ora, lasciate che vi legga, è breve, il documento, questo avviso pubblico che costituisce una svolta nella storia, una prima svolta nella storia del territorio libero di Trieste. Sotto la amministrazione civile e fiduciaria del governo italiano, che ha violato il mandato internazionale in tutti i modi possibili e immaginabili. Ecco, l'avviso pubblico esordisce con affermazione, con questa frase: il Movimento Trieste Libera ricorda al governo italiano amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste e al commissario del governo a ciò delegato che alle ore 24 di domani, oggi ormai, 15 settembre 2015,
scadrà il termine del pubblico invito formale ad adempiere entro 90 giorni, questo era il titolo, agli obblighi di diritto internazionale e di diritto italiano verso il Free Territory of Trieste, i suoi cittadini residenti, le sue imprese e le sue istituzioni, notificato al governo italiano e al suo commissario delegato in lingua italiana e in lingua inglese il 15 giugno 2015 e trasmesso per conoscenza al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché al Presidente del Parlamento Europeo in relazione alla procedura di contenzioso instaurata con petizione del 4 giugno 2015 che nel frattempo è stata incrementata da adesioni internazionali, delle quali vi parleremo nei giorni prossimi, e da nuove prove. Punto 2 dell'avviso pubblico al governo italiano. Il Movimento Trieste Libera rende evidente che il rifiuto o l'omissione degli adempimenti richiesti costituirebbe rinuncia pubblica formale del governo italiano al mandato internazionale di amministrazione civile provvisoria che è stato affidato alla sua responsabilità per conto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con il Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, quale atto esecutivo aggiunto del Trattato di pace del 10 febbraio 1947 in successione del governo militare alleato del territorio libero di Trieste, insediato dal 15 settembre 1947 quale primo governo provvisorio di Stato dell'attuale territorio libero di Trieste. Mi sembra chiaro, no? Se questi danno una, se questi non rispondono o danno una risposta sbagliata, va bene, una risposta che nega la loro, il loro dovere di ripristinare la corretta amministrazione civile provvisoria, questo diventerà una rinuncia ufficiale, e a questo volevamo portarli, dal governo italiano al mandato internazionale di amministrazione del territorio libero. Il punto 3 dice di conseguenza che il Movimento Trieste Libera conferma che pertanto provvederà dalle ore 24 del 15 settembre, oggi, alle verifiche formali di tale eventuale rifiuto o omissione da parte del governo amministratore e del commissario suo delegato. Punto 4 ed ultimo, ove si constati tale rifiuto o omissione, il Movimento Trieste Libera provvederà ad azionare immediatamente i necessari rimedi di diritto internazionale ed interno predisposti per tale evenienza che saranno resi pubblici lunedì 21 settembre 2015. Questo significa che i rimedi li azioniamo immediatamente e lunedì prossimo ne daremo piena pubblicità. Questo avviso è stato naturalmente notificato al commissario del governo e suo tramite al governo italiano, in italiano ed inglese, a tutti gli effetti giuridici conseguenti. Ora il messaggio mi sembra chiaro, è la prima volta che viene azionato sul piano del diritto internazionale, ma anche sul piano dello stesso diritto italiano, il meccanismo di messa in mora definitiva del governo italiano, amministratore civile provvisorio, sulle violazioni che compie. Perché vedete, il governo italiano su Trieste ha adottato, come già vi abbiamo spiegato qualche altra volta, una doppia politica. A livello internazionale ha fatto finta di niente, non ha assunto nessun provvedimento che gli possa essere imputato a livello internazionale come violazione del trattato di pace e del mandato di amministrazione civile provvisoria. A livello interno e locale nel territorio libero di Trieste invece ha violato il mandato a tutto spiano in base a tutta una serie di teorie che ha fatto applicare dalla sua magistratura e dai suoi funzionari, secondo cui il territorio libero di Trieste non esisterebbe, il trattato di pace sarebbe stato abrogato per quelle parti, insomma, un sacco di balle incredibili e insostenibili a livello internazionale. Questo bluff andava visto. Per risolvere la situazione bisognava affrontare questo bluff e vederlo,
cioè costringere il governo italiano in una posizione in cui o riconosce ed attua il mandato di amministrazione civile provvisoria sul territorio libero di Trieste, oppure lo disconosce. Lo disconosce, disconoscendolo lo abbandona e rimane amministratore civile provvisorio soltanto finché viene sostituito e soltanto per la ordinaria amministrazione. Guardate che il tutto è puntato non sullo Stato italiano, sulla Repubblica italiana, è puntato sul governo italiano, perché chi risponde degli abusi commessi dallo Stato italiano a Trieste, di una situazione di pratica occupazione illegale, non è lo Stato italiano che deve risponderne soltanto alla comunità internazionale per aver violato egli stesso il trattato di pace in questo modo. Chi deve risponderne a noi, popolazione sovrana del territorio libero di Trieste, e alle Nazioni Unite, Consiglio di sicurezza che gli hanno delegato, gli hanno affidato la missione civile provvisoria, è il governo italiano. In questa funzione, non come governo della Repubblica Italiana, ma in questa funzione speciale della quale deve rispondere al Consiglio di sicurezza. La cosa può sembrare complicata perché per tutti questi anni vi hanno raccontato un sacco di balle sulla situazione, sullo status giuridico del territorio libero di Trieste, ma è molto più semplice di quanto può sembrare, e nei prossimi giorni vedrete con le iniziative che verranno azionate che è ancora più semplice di quanto si possa pensare adesso, e ancora più semplici sono gli strumenti di soluzione, che attualmente sono tutti legali e pacifici, perché si tratta non di fare rivoluzioni, ma semplicemente di applicare la legalità. Ci troviamo nelle stesse condizioni, va bene, degli organi antimafia. Devono far applicare la legalità contro le mafie. Questo sistema di violazione del mandato internazionale di amministrazione civile provvisoria del governo italiano a Trieste è una forma di attività, di azione camorristico-mafiosa che ha generato poi tutta una mafia locale, una camorra locale che vive di questo, no? Ora, quello che dobbiamo a questo punto spiegarvi per celebrare degnamente questo anniversario storico e di svolta della fondazione, della Costituzione del territorio libero di Trieste, e spiegarvi perché e come è stato costituito ed è tuttora in piena esistenza. E chi vi dice il contrario, le autorità italiane, la camorra nazionalista italiana a Trieste, che vi dicono il contrario, mentono sapendo quasi tutti di mentire. Ora, vedete, prima cosa da osservare è che il territorio libero di Trieste non nasce dal nulla. Non nasce da una così... da un'idea balzana delle forze alleate associate delle Nazioni Unite, in sostanza alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Non nasce nemmeno, come dicono gli italiani e come diceva anche la parte jugoslava, per conciliare le pretese dei vari paesi, le loro pretese sulle questioni etniche in quest'area. Nasce per la funzione di Trieste e del suo porto franco, istituito dall'Austria nel 1719, ebbene, per la funzione geopolitica e geoeconomica di questo porto franco, che prima del porto dell'Austria, poi è stato occupato dall'Italia per breve periodo, brevissimo periodo dalla Germania, e poi appunto il trattato di pace ha trasformato ufficialmente in porto franco internazionale. Internazionale è anche la città di Trieste. Ebbene, oltre ad essere il porto più settentrionale dell'Adriatico, il principale porto franco del Mediterraneo e l'unico porto franco internazionale del mondo, ebbene, da quando è stata dichiarata porto franco, è mutata da una cittadina costiera di 3.000 abitanti di lingua romanza e di lingua slovena,
è mutata perché gli sviluppi economici e demografici del Porto Franco l'hanno trasformata in una città veramente internazionale e in uno dei maggiori porti d'Europa sino alla Prima Guerra Mondiale. Città internazionale al punto che uno dei consoli a fine 800, uno dei consoli a Trieste, disse che, cioè la paragonò alla Filadelfia americana, disse che era la Filadelfia d'Europa. Dopodiché, a seguito della Prima Guerra Mondiale, Trieste è stata occupata e poi annessa dall'Italia, che ha mantenuto in parte il porto e le attività cantieristiche per quelli che erano i suoi scopi, ma naturalmente ha incominciato a favorire i porti italiani, comprimendo il Porto Franco di Trieste. Come sapete, nel 1945 Trieste è stata liberata dalle potenze alleate e associate, e a quel punto, con il trattato di pace del 1947, le Nazioni Unite hanno ripristinato semplicemente il ruolo internazionale di Trieste, trasformandolo, visto che non c'era più un impero austro-ungarico a cui restituirla, trasformandola in uno Stato indipendente, riconosciuto, neutrale e demilitarizzato, con un porto franco internazionale, no? Stato che è membro di diritto delle Nazioni Unite, posto sotto la tutela diretta del Consiglio di sicurezza. Il nostro porto franco internazionale è destinato dal Trattato di pace, cioè dalle Nazioni Unite, che non sono state le autrici, al traffico, al deposito, alla lavorazione artigianale e industriale delle merci di tutti i paesi, senza tasse, senza discriminazioni. E questo è un ruolo unico al mondo, ed è destinato ad essere anche il porto di armamento delle flotte commerciali di bandiera degli stati privi di accesso al mare: Svizzera, Austria, Ungheria, Cecoslovacchia, oggi Repubblica Ceca e Slovacchia, dopo la divisione dei due paesi. Non solo. Per chi non lo sapesse, il trattato affida il controllo diretto della gestione del Porto Franco di Trieste a una commissione internazionale formata da Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Russia e altri stati successori dell'Unione Sovietica, Slovenia e altri stati successori della Jugoslavia, Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Svizzera, Austria e Ungheria. Questi diritti, tra l'altro, affidati dal Trattato di pace su Trieste, sul porto di Trieste, a questi stati dell'entroterra privi di mare, privi di sbocco al mare, sono molto superiori anche a quelli della Convenzione sul commercio di transito dei paesi senza coste, famosa Convenzione di New York del 1965, e anche della, superiori a quelli della legislazione comunitaria europea. Il regime del Porto Franco internazionale di Trieste, a questo proposito, non può essere assoggettato alla legislazione dell'Unione Europea perché è precedente ai trattati istitutivi della Comunità Europea, che sono nel 1957, 10 anni più tardi, della costituzione del territorio libero di Trieste e del suo Porto Franco internazionale. No? Questa funzione strategica ha un unico concorrente vicino che ha interesse a ostacolarla, e questo concorrente è la Repubblica Italiana, ahimè, che è piena di porti e porti in concorrenza col nostro. Mentre con i porti dell'Adriatico orientale vicini, il porto di Rijeka e quello adiacente di Koper Capodistria, che si è sviluppato dagli anni 70 proprio perché l'Italia stava bloccando il ruolo del porto franco internazionale di Trieste, impediva alla Jugoslavia di utilizzarlo, no? Ebbene, mentre appunto con questi porti dell'Adriatico orientale abbiamo tutte le possibilità e gli interessi di collaborazione. Perché? Perché i corridoi di traffico che portano le merci attraverso Vienna, Lubiana, Vienna, Graz, Lubiana, va bene, al porto di Trieste sono gli stessi corridoi di traffico che alimentano Koper Capodistria e Rijeka Fiume.
Mentre i corridoi di traffico che alimentano i porti della penisola italiana, ebbene, non sono quelli che alimentano Trieste, sono quelli che passano, il più vicino è quello attraverso Tarvisio, giù, Udine, Venezia e via avanti. Quindi il loro utilizzo, la deviazione delle merci su quegli assi di traffico, significa deviarli su tutti i porti della penisola italiana. Significa dirottare completamente, creare dei flussi di traffico che invece di ripartire questi traffici tra i porti dell'Adriatico orientale, porti dei nostri fratelli, quindi appunto di Coper Capodistria e Fiume Arieca, fratelli storici anche, no? Li dirottano e spargono per tutta la penisola italiana, fino al Tirreno, fino a Gioia Tauro, dove si scoprono in continuazione grosse partite di cocaina, va bene, destinate ad essere poi smistate dal porto di Trieste in maniera piuttosto misteriosa. Ora vedete, il governo italiano, per abusare del mandato di amministrazione civile provvisoria, e gli organi dello Stato italiano che abusandone ha introdotto sul territorio libero di Trieste, sostengono che il territorio libero di Trieste non è mai stato costituito e che per essere costituito ci sarebbe voluta la nomina del governatore prevista dal trattato di pace proprio per avviare le fasi di governo provvisorio e di governo definitivo. Questo è falso. È falso perché se andate a leggervi con attenzione il trattato di pace scoprirete che il governo provvisorio di Stato del territorio libero di Trieste non incomincia con la nomina del governatore e non ha bisogno della nomina del governatore perché incomincia con l'entrata in vigore del trattato di pace e con l'insediamento del primo governo provvisorio di Stato del territorio libero di Trieste, che era il governo militare alleato del territorio libero di Trieste. Non era un governo di occupazione, ma un primo governo di Stato, il quale con il suo proclama proprio del 15 settembre 1947, pubblicato il 16, come vedete è stato insediato immediatamente all'entrata in vigore del trattato di pace, con questo proclama ha dichiarato, l'abbiamo qui su un volumone con tutte le leggi, i provvedimenti del governo militare alleato e anche poi del commissario del governo italiano per il territorio di Trieste. Noi abbiamo qui il proclama numero 1. Alla popolazione della zona britannico-americana del territorio libero di Trieste, la quale dichiara che, con il quale dichiara, proclama che, lo leggo direttamente qui dal testo, con l'articolo 21 del trattato di pace fra le potenze alleate e associate d'Italia entrato ora in vigore, 15 settembre 1947, è stato costituito il territorio libero di Trieste. Che con l'articolo 2 dell'allegato 6 al trattato stesso è stato disposto che l'integrità e l'indipendenza del territorio libero saranno assicurate dal Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Che con l'articolo 1 dell'allegato 7 a detto trattato è stato disposto che, fino all'entrata in funzione del governatore del territorio libero, questo continuerà ad essere amministrato dai comandi militari alleati operanti ciascuno nella rispettiva zona. Dopodiché il Maggior Generale Airy, comandante delle forze alleate britanniche e americane, dichiara che al fine di rendere esecutive le disposizioni del Trattato di pace dallo scopo di assicurare il benessere e la sicurezza della popolazione attraverso la tutela dell'ordine, emano il seguente proclama, che viene trasmesso al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per il tramite dei governi degli Stati Uniti e del Regno Unito. Dopodiché stabilisce la formazione del governo militare alleato come primo governo di Stato del territorio libero di Trieste. Chi quindi sostiene che il
territorio libero di Trieste non è mai stato costituito, ebbene, o che per costituirlo era necessaria la nomina del governatore, non tiene conto nemmeno di questi atti formali. C'è poi una teoria anomala dei giuristi politicizzati italiani che dicono che in sostanza, siccome poi sono mutate le circostanze politiche internazionali, il trattato di pace potrebbe essere considerato abrogato per la parte che riguarda il territorio libero di Trieste, in base, dicono, alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che prevede la possibilità di considerare inapplicabili delle norme per mutate circostanze. Chi sostiene questa tesi, siccome chi la sostiene non sono uomini della strada, non sono persone prive di nozioni giuridiche, ma giuristi politicizzati al soldo praticamente di questi abusi, e chi sostiene questa tesi vi imbroglia, perché la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati dice che questa norma non può essere invocata da chi ha provocato i cambiamenti delle circostanze, cioè uno che occupa un paese, insomma, ecco, e che non è applicabile quando si tratta di confini. Come vedete, sulla costituzione del territorio libero di Trieste quale Stato sovrano garantito, membro di diritto delle Nazioni Unite e garantito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, non ci sono dubbi. Chi vi dice il contrario o è un ignorante, anche se è un politico italiano di quelli che queste cose dovrebbero saperle e studiarle, o è un ignorante o è in mala fede, sta cercando di ingannarvi sui vostri stessi diritti. Il fatto che il governo italiano, a fronte, e con questo concludiamo questa puntata della trasmissione, il fatto che il governo italiano, a fronte delle contestazioni e della di tutta la l'operazione giuridica e politico-diplomatica del Movimento Trieste Libera non abbia risposte. Oggi siamo al 15 settembre 2015, abbiamo dato 90 giorni di tempo al commissario del governo italiano e al governo italiano stesso per regolarizzare l'amministrazione civile provvisoria, al 15 giugno l'abbiamo data, e i 90 giorni non hanno avuto ancora il coraggio nemmeno di risponderci che non ne abbiamo diritto, secondo le loro tesi. Potevano scriverci una letterina dicendo: cari signori, no, il territorio libero non è stato mai costituito, eccetera. Si sono però resi conto, evidentemente, che un atto ufficiale di questo tipo avrebbe formalizzato la rinuncia al mandato di amministrazione civile provvisoria. Hanno scelto quindi, sembra, a meno che entro la mezzanotte di oggi, non 15 settembre, momento in cui stiamo trasmettendo, a meno che entro la mezzanotte di oggi non arrivi una risposta scritta del commissario del governo italiano a Trieste o del governo italiano amministratore stesso, sembra che abbiano scelto la linea del silenzio. Non rispondere, far finta di nulla. E vi sembra che se avessero una qualche ragione sensata da poter sostenere anche in sede internazionale starebbero zitti? Questa scelta del silenzio è molto interessante, anche perché bene o male loro rappresentano un paese di 60 milioni di abitanti e noi rappresentiamo una parte consapevole dei 240.000 abitanti del territorio libero di Trieste. C'è quindi una sproporzione evidente. Perché non tentano di schiacciare gli argomenti di questa formichina che siamo noi, va bene? Con tutto il loro peso? Perché gli argomenti non ne hanno, e perché se ci schiacciano viene fuori un casino internazionale, se ne sono resi conto. Li abbiamo in sostanza messi in scacco. Non è che con questo abbiamo vinto la battaglia, però siamo a buon punto. Siamo a buon punto e la battaglia ormai è a livello internazionale.
Saranno nei prossimi giorni fatti tutti i passi necessari e successivi, sui quali manteniamo ovviamente ancora il segreto. Sono tutti passi legalitari e pacifici, ma pensiamo straordinariamente efficaci. Contemporaneamente ci stanno arrivando le adesioni, in particolare dall'Austria, dalla Repubblica Ceca, anche alla nostra campagna, al contenzioso che abbiamo aperto al Parlamento europeo con lo strumento della petizione. Quindi l'interesse internazionale si sta risvegliando. La partita è aperta, noi la giochiamo meglio che possiamo, nonostante sabotaggi di tutti i tipi e nonostante anche molte incomprensioni. Non ci resta che invitare, in questa ricorrenza storica del 15 settembre 2015, che è la ricorrenza della Costituzione del territorio libero di Trieste e del supporto franco internazionale, va bene, tuttora esistenti, va bene, di diritto e anche di fatto, no? Non ci resta, in questa ricorrenza che è anche storica per la svolta che stiamo, va bene, imponendo alla situazione di diritto internazionale, proprio alla realizzazione dei nostri diritti, che sono i diritti dei cittadini, delle imprese, di tutti, no? E anche degli altri stati, supporto franco internazionale di Trieste. Ecco, in questa ricorrenza non ci resta che raccomandare a chiunque ci ascolti di valutare molto bene questa questione e di valutare anche la possibilità di appoggiarla con tutti gli strumenti possibili, che vanno dal semplice consenso alla simpatia, agli aiuti di ogni genere a livello locale, a livello internazionale, a livello anche nazionale italiano. Sapete quante persone abbiamo che si rendono conto che abbiamo ragione e appoggiano anche dall'Italia quello che stiamo facendo? Anche tra i funzionari dell'amministrazione italiana a Trieste una gran parte si è ormai accorta che abbiamo ragione. Il motivo del fallimento l'altro giorno di quella manifestazione delle sigle indipendentiste sbraccate, no? Che hanno tirato in piazza neanche 500 persone, compresi quelli venuti da fuori e quelli che non c'entravano niente, sapete qual è? È che loro non rappresentano affatto la massa di consenso indipendentista a Trieste. Non la rappresentano anche perché è una massa di consenso che nel tempo si è estesa addirittura dentro le istituzioni amministratrici italiane, ed è ormai formata sia da gente del popolo, sia da professionisti, sia da funzionari stessi. Perché vedete, le buone ragioni giuridiche mandate avanti con azioni politico-diplomatiche convincono molto di più che non gli slogan o il semplice agitare il trattato di pace, vero? Chi ha pensato che si potesse riaffermare in pieno il regime di diritto del territorio libero di Trieste avverso le violazioni commesse dal governo e dallo Stato italiano, soltanto dichiarando che abbiamo questi diritti, beh, si sbagliava. Occorre lavoro, duro lavoro. Noi siamo qui, va bene, da qualche anno a lavorare, va bene, 7 giorni su 7, va bene, a scrivere anche di notte per difendere e affermare questi diritti. Pensateci molto seriamente. Pensate a come potete voi contribuire a questi, perché sono diritti che porteranno vantaggi a tutti, no? E forse bene, il vostro appoggio potrebbe essere decisivo, non per il successo, che noi riteniamo ormai quasi sicuro, ma per accelerare questo successo. E guardate che c'è bisogno a Trieste di accelerarlo, perché la città sta affondando nella miseria, nella disoccupazione indotta dal sistema di potere corrotto, politico-istituzionale italiano, e ogni giorno che passa, mentre la nave affonda, qualcuno dei nostri concittadini, qualcuna delle nostre imprese, qualcuna delle nostre famiglie annega. Bisogna fare prima possibile.
Con questo abbiamo concluso quella puntata di oggi, martedì 15 settembre 2015, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Ringraziamo coloro che ci hanno seguito fin qui, coloro che anche che hanno dovuto lasciare o voluto lasciare la trasmissione prima, che comunque la replica registrata fino a domani, quando nelle medesime ore del primo pomeriggio inseriremo la puntata nuova. Oggi abbiamo anche una novità, perché iniziamo anche a trasmettere notizie e informazioni in lingua inglese. A risentirci quindi, grazie ancora a tutti naturalmente per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi purché ragionati, e a risentirci domani, mercoledì 16 settembre 2015, con la trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. This is Trieste. Welcome to the broadcast of the editorial office of Radio Trieste Libera in the English language. Starting with September 15th, 68th anniversary of the independence of the Free Territory of Trieste and its free port, the question of the free territory is at a turning point. The temporary civil administration of the Italian government ends, and the UN Security Council, guarantor of the free territory, is addressed to entrust a new provisional administrator. On June 15, 2015, the Free Trieste movement had formally requested that the Italian government re-establishes within 90 days the temporary civil administration over Trieste, the deadline being September 15th at midnight. Free Trieste announces that starting at midnight of September 15th, it will formalize the verification of the omissions and the fault of the Italian government to promptly activate the needed legal remedies under international and domestic law arranged for the case, to be published on Monday, September 21st, 2015. At the same time, it sent a notice published for all consequent legal terms. The English editorial team is providing to you all updates about this international dispute, which revolves on both the rights of the free territory and its sovereign population, and the rights of all other states over the international free port of Trieste. It is important keeping in mind that the free territory of Trieste and its international free port were established under the Treaty of Peace with Italy on February 10, 1947, under guarantee of the United Nations Security Council and under a provisional regime of government, currently entrusted to the Italian government. Yet, it committed severe violations of this mandate, even in regard to the rights of all other states over the international free port of Trieste. For instance, this Italian provisional administration is suffocating the free port of Trieste and the international rights. As for the rights of the international community, the Treaty of Peace establishes the international free port as a state corporation of the free territory of Trieste and destinates it to the storehousing, trafficking, manufacturing and processing of the goods of all states without taxes and without discriminations, under the control of an international commission consisting in the representatives of the Free Territory of Trieste, France, United Kingdom, United States of America, Russia and other successor states of the Soviet Union, Slovenia, Croatia and other successor states of Yugoslavia, Italy, Czech Republic and Slovakia, Poland, Switzerland, Austria and Hungary. Also, the Treaty of Peace assigns to the free port of Trieste the maritime registers for the registration of commercial ships of Switzerland, Austria, Hungary, Czech Republic and Slovakia.
The provisional regime of government of the Free Territory of Trieste, which is currently violated by the Italian government, is a form of special trustship of the United Nations, in between of the international trustship system and the most recent UN transitional administration, and it is a subject to the Security Council, for instance, not the UN Trustship Council. Thanks for listening to our radio. Stay tuned for further updates about the international question of the Free Territory of Trieste and its international free port at service of the products and enterprises of all states. Goodbye and good luck!